Per chi è fan di manga e anime, la scorsa settimana è stata significativa. Dopo anni dalla sua nascita, è finita la trasposizione anime dell'amato Attacco dei Giganti, una delle opere più amate e importanti degli ultimi tempi. Questo video è rivolto proprio a loro, che sono rimasti con il vuoto dentro e hanno bisogno di qualcosa per colmarlo. Ecco che vi presento il mio personalissimo crossover, Attack on Pokémon. Prima di iniziare voglio precisare due cose. Non sono un grande fan della serie, ho letto tutto il manga, ma potrei commettere qualche errore riguardo alcuni dettagli della trama e delle capacità dei vari personaggi. Vi prego dunque di scusarmi in anticipo, è solo un video fatto per puro divertimento. La seconda è che questo video conterrà spoiler, quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo. Detto questo, andiamo a vedere cosa ne è uscito fuori. Per questo video ho deciso di rendere Pokémon non i protagonisti principali, ma i 9 giganti più importanti della trama, collegandoli in modo coerente al mondo dei mostri giocattoli tascabili. Quando si pensa a creature enormi e titaniche, non possiamo non pensare alla Gigamax, meccanica di 8ª generazione che trasforma letteralmente i Pokémon in esseri giganteschi alti decine di metri. In sostanza, ad ogni gigante ho collegato un determinato Pokémon che riceverà una personalissima forma Gigamax legata ai vari giganti. Avremo dunque in ordine il gigante d'attacco, il gigante colossale, il gigante corazzato, il gigante femmina, il gigante carro, il gigante mascella, il gigante bestia, il gigante martello ed infine il gigante fondatore. Direi di iniziare. Il gigante d'attacco. Questo gigante è il più famoso poiché è posseduto dal protagonista dell'opera, ovvero Eren Yeager. La peculiarità dei giganti è quella di ricordare in qualche modo la forma del possessore, dunque nella forma trasformata di Eren possiamo vedere i suoi tratti del viso molto simili. È un gigante abile nella lotta corpo a corpo, muscoloso, agile e dalla forza fisica molto elevata. È l'unico gigante in grado di ribellarsi al potere del fondatore e combatte sempre per la libertà. Una sua dote unica è quella di vedere i ricordi di coloro che avranno o hanno avuto il potere del gigante, potendo così influire sul passato e sul futuro. Eren inoltre ottiene la capacità di indurire la propria pelle durante un particolare evento del manga. Partendo da questi elementi e l'aspetto base di Eren, il Pokémon più adatto è senz'altro Grimmsnarl, che otterrà una forma Gigamax diversa dalla sua originale. Il gigante colossale. Il colossale è uno dei primi giganti che vediamo nella serie ed è a modo suo il più iconico. È alto 60 metri, rendendolo uno dei più alti in assoluto, e possiede una forza e una resistenza straordinarie. Nonostante ciò, la sua enorme massa lo rende estremamente lento e prevedibile nei movimenti, caratteristica che viene attenuata dalla sua tecnica difensiva basata sul vapore. Per via dell'energia che scorre nel suo corpo, questo gigante è costantemente avvolto da nuvole di vapore che vengono usate come scudo spazzando via i nemici. La quantità di questo fumo può essere controllata dall'utilizzatore bruciando la propria carne. Tuttavia, c'è un limite a quanta carne può essere bruciata per evitare di mettere a rischio l'incolumità della persona al suo interno. Quando avviene la trasformazione, l'energia che ne scaturisce provoca una tremenda onda d'urto che può essere utilizzata come una vera e propria bomba umana. Per questo gigante ho deciso di utilizzare un Pokémon che potesse incarnare allo stesso tempo la sua forma sia la sua scena più iconica della serie, ovvero quella della distruzione del Wolmaria. Ecco dunque che la mia scelta è stata Conkeldurr, e ora capirete il perché. Il gigante corazzato. Con un'altezza di 15 metri, la caratteristica principale di questo gigante è quella di avere uno strato di materiale giallognolo che ricopre quasi tutto il suo corpo, rendendolo estremamente resistente. La capacità di controllo di queste placche è estremamente elevata. Il possessore può decidere dove farle crescere, in alcuni casi può farle cadere spontaneamente per aumentare la propria velocità di movimento e di attacco. È un gigante principalmente usato in avanguardia come sfondamento e scudo, ma all'occasione può combattere anche corpo a corpo contro numerosi nemici. Ci sono numerosi mostriciattoli che potrebbero essere utilizzati per trasformare questo gigante in un Pokémon, in primis Rhyperior, per il suo corpo letteralmente fatto di placche simili a quelle del corazzato, ma io ho scelto Aggron, soprattutto per l'aspetto molto simile del volto e le iscrizioni del Pokédex dove si dice che attacchi i suoi nemici caricandoli e speronandoli. Il gigante femmina. Il femmina è un altro gigante molto abile nella lotta corpo a corpo, essendo uno dei più veloci e resistenti.
L'abilità combattiva si unisce alla capacità di poter indurire alcune parti del corpo, rendendoli simili ad acciaio ultra resistenti, così da poter scagliare contro i nemici colpi fatali e concludere gli scontri in pochissimo tempo. Un'altra tattica, potente ma letale per l'utilizzatore allo stesso tempo, è quella di poter richiamare a sé schiere di giganti puri, ma del quale non ha il controllo. Attirati dal suo urlo, questi giganti attaccheranno direttamente il femmina, divorandone il corpo. Un'arma a doppio taglio, diciamo. Anche qui le opzioni per la scelta del Pokémon sono molteplici. Abbiamo al primo posto Zarina, per via dei suoi calci molto potenti, ma in questo caso ho optato per un suo simile, ovvero Lilligant di Sui, per il suo tipo lotta, la sua capigliatura più corta e il suo potere di dare animo a chi gli sta intorno tramite l'aroma che produce dalla corona in testa, collegandosi molto bene all'urlo del gigante femmina. Il gigante Garro. A differenza degli altri visti finora, questo gigante non supera i 4 metri di altezza e una postura quadrupede. Quando il possessore si trasforma, può mantenere questo aspetto per lunghi periodi di tempo, addirittura mesi, ma quando torna allo stato umano, dimentica come si cammina su due gambe. Non ha eccezionali capacità combattive, ma possiede un'incredibile velocità, seconda solo al gigante Mascella. Poiché quasi inutile in combattimento, spesso viene dotato di armi sulla propria schiena che vengono azionate a distanza. Le ferite che gli vengono provocate ci mettono più tempo a rigenerarsi rispetto agli altri giganti, e se gravi, portano alla morte. Per questo gigante ho scelto un Pokémon che secondo me racchiude perfettamente sia l'aspetto che le sue abilità. Sto parlando di Bastiodon, Pokémon dal muso allungato, buona resistenza, data la sua natura di fossile rende bene l'idea dei lunghi periodi di trasformazione del gigante, e scarsa capacità combattiva, infatti le sue statistiche di attacco sono pressoché inesistenti. Oltretutto il suo essere un castello si sposa bene con le armi e gli edifici che vengono montati sul gigante carro. Il gigante Mascella. Così come il carro, il gigante Mascella è più piccolo rispetto agli altri, essendo alto 5 metri. Proprio per questo, tra i giganti è assolutamente il più agile e veloce, disorientando nemici con i suoi movimenti fulminei. Il nome del gigante, tuttavia, viene proprio dai suoi grossi denti e dalle unghie che possiede, che sembrano essere composti dello stesso cristallo creato dal gigante femmina e da Eren quando indurisce la sua pelle. Proprio questi denti sono in grado di rompere qualsiasi cosa, anche i materiali più resistenti. Ovviamente, per la scelta del Pokémon da collegare a questo gigante, sono andato su quelle creature con dei denti e delle mascelle molto sviluppate, ma allo stesso tempo con un corpo piccolo in grado di muoversi agilmente. Ecco dunque che il fortunato è Grumbull, che calza alla perfezione. Il gigante bestia. Questo gigante è molto particolare. Se gli altri cambiando possessore mantengono molte caratteristiche fisiche simili, a quanto pare il gigante bestia cambia aspetto a seconda del suo portatore. Quello che vediamo maggiormente nella serie appartiene a Zeke e ricorda molto un'enorme scimmia. Oltre all'aspetto, anche le abilità del gigante cambiano. La precisione e la potenza nel lanciare enormi massi contro i nemici sono proprio sempre di Zeke, per via di sue esperienze passate, ed anche la sua capacità di trasformare gli aldeani in giganti somministrandogli il proprio minollo spinale e successivamente attivandoli tramite il suo urlo è a causa del suo sangue reale. È il gigante più alto dopo il colossale e può anche esso indurire la propria pelle. Qui non c'è molta scelta, ho dovuto per forza scegliere un grosso Pokémon scimmione, e nonostante Rillaboom possiede quasi gli stessi colori, ho optato per Slaking, per via del pelo più simile. Il gigante martello. Il gigante martello possiede una capacità unica rispetto agli altri. Tramite l'indurimento della pelle, sotto forma di cristalli, può creare qualsiasi tipo di arma con le quali attaccare. Parliamo di lance, frecce, ma principalmente quella che gli dà il nome, ovvero il martello. Un'altra peculiarità unica è quella di non avere il possessore all'interno del corpo nel momento della trasformazione, si trova infatti all'esterno, rinchiuso in un guscio di cristallo impartendo ordine al gigante a distanza tramite un cavo. In questo caso, sia per il suo nome, sia per il possessore di sesso femminile nel manga, non potevo non scegliere Tinkaton, che sfoggia un vero e proprio martello. Ho voluto renderlo più simile a quello del gigante, pieno di spuntoni, quindi invece di essere composto da pezzi di Corviknight, quello di Tinkaton Gigamax sarà formato da braccia di Metagross. Il gigante fondatore. Se non avete finito di leggere o vedere l'attacco dei giganti, è meglio chiudere qui per non avere spoiler assurdi. Il gigante fondatore è il primo di questi 9 giganti mutaforma. Non andrò a fondo nella trama per evitare di commettere madornali errori,
ma le principali abilità di questo gigante sono la possibilità di creare e controllare giganti puri, la manipolazione dei ricordi, ma con delle limitazioni, e la capacità di acquisire tutti i ricordi dei precedenti possessori e la volontà del Re Fritz. Per quest'ultimo Pokémon ho voluto un po' fare a modo mio. Per l'aspetto ho deciso di utilizzare il gigante fondatore di Eren, gigantesco e inquietante, fondendolo in qualche modo con il mondo Pokémon. Così come Ymir, la progenitrice di tutti i giganti, Eternatus è il padre inconsapevole del fenomeno Dynamax a Galar, e oltretutto possiede un aspetto scheletrico molto simile al gigante fondatore di Eren. A voi! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo crossover? Fatemelo sapere nei commenti e se siete arrivati fino a qui iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Spero di non aver commesso nessun errore, nel dubbio vado a nascondermi dai fan di AOT. Alla prossima! I crossover fanno da sempre parte di questo canale, così come nello scorso video, dove c'è stato un crossover tra youtuber. Andate a vederlo, ho creato il Pokémon della sedia a due gambe.